Grazie, buonasera a tutti. Anch'io sono molto felice di essere qua, di essere vicino a Vittorio, di essere vicino a questa splendida squadra, una squadra che ha lavorato bene in questi anni, una sala gremita, una squadra che aveva già al suo interno componenti importanti. In questi anni ho lavorato molto con Marco Lagrange, che finalmente riesce a far partire il campo da calcio, che per me era un grande obiettivo, mi ha messo il cuore. Partivo ogni giorno da Bordighera a Genova, bussava tutte le porte possibili, perché una cosa che credeva è la passione, credo che alla fine abbia avuto il suo premio. La Marzia, Melina, tutti voi, Gnuti, tutti gli assessori uscenti sono stati bravissimi, si vanno, e anche i consiglieri uscenti hanno fatto un grande lavoro. Ho visto Walter che girava per la sala da una parte all'altra, ma anche i nuovi che entreranno in questa bellissima squadra, che mi fa piacere che abbia un simbolo civico, perché io ritengo che quando si parla di politica a livello locale, al centro si devono mettere i volti delle persone, perché le persone devono essere individuate per quello che hanno fatto, per quello che sono, per la storia che hanno e per quello che potranno dare nella propria comunità. Voi siete una squadra che ha costruito molto in questi 5 anni, perché ha detto bene chi mi ha preceduto: non eravamo insieme 5 anni fa, Vittorio, non eravamo insieme, però tu sei riuscito ad unire questo gruppo. Io devo ringraziare anche Patrick Novembre, che è qua in prima fila, perché ha sempre ma Patrick ha fatto un lavoro eccezionale, perché è giusto dire le cose come stanno, perché non era certa l'unione a sostegno di Vittorio, e Vittorio lo sapeva, ma il lavoro che ha fatto Patrick ancora nelle ultime settimane ha permesso che noi oggi fossimo qui tutti insieme per sostenere Vittorio, perché Vittorio si merita di fare di nuovo sindaco di Bordighera. Abbiamo fatto tante cose, poi detto bene riguardante l'ospedale. L'ospedale era un tuo obiettivo, mi ricordo i tuoi messaggi di fuoco, perché volevi realizzare. Poi a un certo punto ti ho dato il cellulare di Totti, quindi mi sono un po' alleggerito, perché si dà direttamente al presidente, presidente che vi saluta, presidente che sarà domani qui a Bordighera. Oggi non poteva a Genova perché c'è la focaccia più lunga d'Italia, del mondo, non so cosa sia, quindi spero che non arrivi ulteriormente ingrassato, non registrate i giornalisti, se no mi cacciano dalla giunta. Ma domani sarà qua per testimoniare la voglia che abbiamo di aiutare Bordighera. Bordighera avrà un grande ospedale, guardate che è stato un obiettivo perseguito dal presidente, che ha lottato in maniera molto tenace, anche quando c'era chi diceva che non si poteva fare, prendendosi anche critiche, qualche volta anche dal fuoco amico, ma perché la determinazione, la volontà di mantenere un impegno preso proprio qui a Bordighera. Io mi ricordo nel 2015 all'ospedale San Charles, noi lo dovevamo mantenere e noi l'abbiamo mantenuto. Come manterremo altri impegni? Ci sono grandi opere di riqualificazione. Tu parlavi della ciclabile, noi sabato prossimo inaugureremo un pezzo importante che collega San Lorenzo al Mare Imperia, e quindi avremo la pista ciclabile di 28 km che uno potrà salire in bicicletta a Ospedaletti o a Imperia e senza scendere in questo percorso. Manca Bordighera, ma non solo manca Bordighera, abbiamo già fatto incontri col sindaco di Mentone, col sindaco di Nizza, perché abbiamo l'ambizione di voler andare a conquistare la Francia con le biciclette, ci mancherebbe, senza altro, ma abbiamo l'ambizione di andare in Francia, perché questa Liguria è talmente bella, talmente importante, che noi la vogliamo ulteriormente valorizzare. In bocca al lupo, Vittorio.